Buongiorno a tutti, bentornati, siamo in diretta Postural Fit, scusate il ritardo, ma in questi giorni diciamo che i tempi sono praticamente quadruplicati perché sapete, a Roma c'è veramente tanto traffico, quindi per fare una cosa ci vuole il doppio del tempo e non riesco a calcolare bene i tempi. E quindi partiamo subito con la lezione. Spero che nessuno abbia aspettato qui in diretta e spero che facciate la lezione in differita. Andiamo ad attivare il timer e cominciamo con il nostro allenamento. Andiamo sul tappetino, ovviamente serve soltanto questo. Togliete pure le scarpe se volete. Andiamo a portarci nella posizione iniziale. Io cerco di avvicinarmi il più possibile. Ok, andiamo a divaricare le gambe, portiamo le punte verso l'esterno e ricordiamoci sempre di mantenere la pancia risucchiata, quindi addome attivo e spalle basse. Da qui prendiamo aria dal naso, mandiamo l'aria fuori dalla bocca e intanto cerchiamo di allungare la nostra schiena. Vai su e ritorna. Quando sali con le braccia, cerca di mantenere le spalle lontane dalle orecchie. Vai ancora 4 e giù. 3, 2. E l'ultima volta rimani su con le braccia e da qui solleva una spalla per volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Da qui blocca il bacino e ruota con il busto a destra, ritorna e a sinistra. Ovviamente allontana le braccia, un braccio avanti, uno indietro e allontana lo sguardo indietro. Vai le ultime due volte, l'ultima, e da qui porto le mani sulle anche e vado a lavorare con la mia schiena, quindi scendo, ritorno arrotondo, mentre scendo apro bene le spalle, sguardo avanti. E poi sguardo verso l'ombelico, faccio una bella gobbetta e ritorno su. Vai, sali, piano piano giù e ritorna. Vai, ancora 4, ancora 3, ancora 2. E l'ultima volta, vai. E porta le mani sui fianchi, da qui apri bene le spalle e vai in circonduzione del busto a destra. Facciamo tutto il giro, andiamo un pochino anche indietro. Vai. Ancora due volte, poi cambio verso, quindi vado a sinistra. 1, 2, 3, 4 e 5. Da qui porto le braccia lungo i fianchi, braccio destro su, allungo, apro bene il dorso e le spalle e fletto mantenendo le dita in alto. 2, prendi aria, manda l'aria fuori, allunga bene. 3, e l'ultima volta, 4. Perfetto, riporta le mani sui fianchi, adesso dedicati al movimento del bacino, quindi disegna dei cerchi a terra con il bacino, facendo delle circonduzioni. Ultima volta e poi cambiamo verso, andiamo a sinistra, 5, 4, 3, 2 e l'ultima volta, 1,
qui distendo bene la schiena e poi mi tuffo avanti e vado giù, se riesco, poggio le mani a terra, rilasso la cervicale e respiro. Lascio la mano sinistra in basso e distendo il braccio destro così. E ritorno, lascio la mano destra a terra, distendo il braccio sinistro in alto, cerco di guardare la mano. E ancora prendi aria, mandala via fuori. E l'ultima volta prendi aria, mandala via fuori e allunga. Ritorno da qui, chiudo, scusate, ruoto i piedi a destra, poggio il ginocchio a terra, rilasso il piede, mando il piede destro lontano, sempre oltre il ginocchio e spingo l'anca verso il basso. Posso rimanere sempre in questa posizione oppure portare le mani sulla coscia, rendere l'esercizio un pochino più difficoltoso. E poi, se riesco, distendo le braccia in alto e allungo bene la schiena. Ritorno giù con le mani, spingo il bacino indietro, distendo la gamba destra e faccio una bella gobbetta, guardo l'ombelico. Ritorno avanti, punto il piede posteriore sul tappetino e provo a distendere tutte e due le gambe. E guardo l'ombelico. Da qui ritorno al centro e vado a fare esattamente lo stesso dall'altra parte. Quindi prima andiamo con l'allungamento dell'anca. Andiamo, possiamo rimanere in questa posizione oppure portare le mani sulla coscia, aumentare un pochino la tensione muscolare dello psoas. Da qui chi riesce porta sulle braccia e distende bene la schiena. Ritorno giù, vado a spingere il bacino indietro, distendo la gamba sinistra, vado a fare una bella gobbetta e guardo l'ombelico. Da qui ritorno avanti, punto il piede e vado a distendere. Ritorno avanti, vado a chiudere i piedi alla larghezza del bacino, piego le ginocchia e ritorno srotolando la schiena. Adesso andiamo a lavorare con le nostre gambe in affondo, quindi uniamo i piedi, dopodiché portiamo la punta destra indietro, il piede destro indietro, portiamo le braccia su e scendo e salgo in spinta verticale mantenendo le braccia in alto per 10 volte. Cerchiamo di non fare questo movimento avanti, ok, scusate. Per non caricare il ginocchio, ma dobbiamo scendere e risalire, anche se li facciamo piccolini, li affondi, non importa, l'importante è la direzione giusta. E vado uno e su, due e su, tre e su, devo guardare avanti, quattro e su, cinque e su, 6, 7, 9 e l'ultima volta 10. Da qui chiudi, rilassa un pochino le gambe e vai dall'altra parte. Quindi chiudi i piedi, porta il piede sinistro indietro. Allungati verso l'alto con le braccia, rimani in postura e scendi e sali. Uno, due, tre,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10 e qua. Mi porto all'estremità del tappetino, piano piano srotolo la schiena verso il basso, piego le ginocchia e arrivo con i palmi delle mani a terra, rilasso la cervicale e respiro. Da qui con calma mi porto in posizione quadrupedica, i polsi si trovano sotto la linea delle spalle, le ginocchia sotto la linea delle anche, rilasso i piedi a terra e da qui lavoro con la schiena, quindi in arco guardo avanti e vado a spingere il sedere su, arrotondo guardo l'ombelico e faccio una grande gobbetta. Le braccia rimangono ferme, non si piegano, ma sono sempre distese. Prendo aria in arco, mando l'aria fuori, arrotondo, nascondo bene la testa, quando arrotondo la schiena. Prendo aria, mando l'aria fuori, ancora 4, rilassate bene le spalle. 3, 2 e l'ultima volta, 1 e da qui punto tutti e due i piedi sul tappetino, vado a spingere il bacino in alto e poi distendo le braccia, se riesco posso distendere le ginocchia e poggiare addirittura i talloni a terra. Cerchiamo di aprire le spalle, allunghiamo bene la cervicale, spingiamo il sedere in alto e il dorso verso il basso. Se riesco posso anche aumentare l'ampiezza della mia posizione e respiro profondamente, allungo bene tutta la catena posteriore, la catena muscolare posteriore del mio corpo. Plank. Il plank, come abbiamo detto, si può fare in vari modi. Modalità semplicissima, andiamo a poggiare le ginocchia. La cosa importante è stringere per i glutei, ma concentrarsi soprattutto sull'addome, quindi non dobbiamo spanciare, ma dobbiamo mantenere l'addome stretto. Possiamo portare le mani sotto le spalle oppure i gomiti sotto le spalle, quindi ci possiamo anche poggiare sui gomiti se ci danno fastidio i polsi. Oppure plank un po' più difficile, andiamo su in questa posizione, sempre con glutei e addome stretto. Da qui cammino indietro, ritorno su e poi scendo di nuovo, cammino avanti, vado in plank, poggio un ginocchio, poggio l'altro e ritorno indietro, ritorno su, srotolando sempre la schiena, vado, scendo, cammino, 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 vado prima in posizione plank, attivo bene l'addome, tocco con un ginocchio, tocco con l'altro e poi ritorno di nuovo. Dobbiamo cercare di non mollare mai il nostro addome, vai ancora due volte, cammino, cammino, plank, attivo, tocco, tocco e ritorno. Ultima volta, scendo, cammino, cammino, plank, tocco, tocco e ritorno. Ok, scendo di nuovo giù e mi porto in posizione quadrupedica, andiamo a lavorare con i nostri glutei. Allora,
primo esercizio andiamo a portare il piede in flex e da qui andiamo prima su con la gamba 90 e poi ritorniamo con la gamba distesa. In questo movimento dobbiamo cercare di controllare le spalle che devono essere rilassate, la testa che deve essere in linea con la schiena, l'ombelico che deve essere sempre risucchiato, il bacino che deve essere immobile. E lo facciamo per 10 volte in maniera controllata. Vai, attiviamo il gluteo, spingiamo il tallone su 1 e poi distendo completamente la gamba, cerco la massima lunghezza. Vai, 2, estendo, vai, 3, estendo, vai, 4, estendo, vai, 5, estendo, vai, 6, e distendo, vai, 7, e distendo, vai, 8, e distendi, cerca di sentire sempre il gluteo attivo, 9, e distendi, l'ultima volta, 10, e distendi. Ritorna e da qui poggia il braccio in basso in questa posizione, la mano destra rimane a terra. Da qui andiamo ad aprire lateralmente il ginocchio, ok? La prima volta, la seconda distendiamo la gamba come abbiamo fatto prima indietro, questa volta però con la gamba laterale. Mi metto così che è meglio e via. 1, estendo, 2, estendo, lavoriamo molto con gli abduttori dell'arca, 3, e distendo, 4, e distendo, per bene, 5, e vai. 6 e vai così, 7, resisti, 8, vai, gli ultimi due, 9 e l'ultima volta, 10. Ok, da qui ritorna in quadrupedia, unisci le punte dei piedi, divarica le ginocchia, allunga le braccia avanti e rimani. Ok, ritorniamo al plank, quindi scegliete ovviamente la vostra modalità e andiamo. Rimaniamo tutto il tempo in questa posizione oppure andiamo a toccare con un ginocchio per volta a terra e poi saliamo. 1, ritorno giù, plank, attiva bene l'addome, ginocchio, ginocchio e ritorno. 2, ginocchio, ginocchio, 3, vai, 4, e l'ultima volta, 5. La
Adesso andiamo giù, ritorniamo in posizione quadrupedica e andiamo con piede in flex, una volta la gamba sale a 90 gradi e poi si distende, via, 1 e distendo, allungo bene, controllo massimo di tutto il corpo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e l'ultima volta, 10. Recupero e poi poggio il braccio in questa posizione, braccio destro, e la mano sinistra rimane poggiata a terra. Ovviamente il gomito è un pochino in flessione. Ok, da qui andiamo laterale, 1, e poi distendo, 2, una volta apro con la gamba piegata e una volta distendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Unisco le punte dei piedi, divarico le ginocchia, allungo bene le braccia avanti. Ok, perfetto. Adesso andiamo con la pancia a terra. Ok. E andiamo a fare un esercizio per il rinforzo della muscolatura paravertebrale e ovviamente dorsale. Allora, da qui portiamo tutte e due le mani a terra, vedete le braccia distese, le gambe rimangono ferme. Guardo il tappetino mantenendo la fronte leggermente in alto. Da qui salgo con le braccia, porto le mani, vedete, dietro, e poi ritorno, quindi devo disegnare due semicerchi laterali, via, uno e ritorno, due e ritorno, tre e ritorno, quattro e ritorno, cinque e ritorno, 6 e ritorno, 7 e ritorno, 8 e ritorno, 9 e ritorno, e l'ultima volta 10 e ritorno e rimango. Attenzione, perché questi esercizi sono fondamentali per il rinforzo della nostra schiena, quindi facciamoli davvero tanto bene, perché sono in genere così diciamo pesantini, proprio perché la nostra schiena è abbastanza debole. È una muscolatura ovviamente difficile da allenare, soprattutto la parte posteriore è sempre più debole, perché se
ovviamente se ci pensate, noi non vediamo quello che succede dietro, quindi in alcuni casi succede un vero e proprio disastro se non abbiamo una consapevolezza di quello che c'è dietro di noi, ok? E un utilizzo anche della muscolatura. Pronti? Via. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E l'ultima volta, 10. E ritorno da qui. Andiamo su e distendiamo nuovamente la schiena per qualche secondo. E stop. Ok, adesso andiamo in posizione laterale. Ok, andiamo sulle ginocchia. Distendiamo la gamba destra. Portiamo la mano sinistra dietro la nuca. Andiamo ad aprire un pochino il dorso, mano destra sulla coscia, porto il gomito su senza chiudermi in avanti, quindi cercando di spingere il gomito anche un pochino indietro e ritorno, vai due e ritorna, scivola con l'altra mano sulla coscia, tre e ritorno, quattro, 5, 6, 7 e l'ultima volta, 8, distendo il braccio e rimango qualche secondo in postura, sento anche l'allungamento dell'adduttore, no? Da qui poggio la mano a terra, sotto la spalla, sempre. Ok, mano sul fianco, andiamo su e giù. Uno, due, attiviamo bene i nostri abduttori. Tre, quattro, cinque, apri le spalle, il bacino fermi. Sei, sette, otto, nove. Rimani su, distendi il braccio in alto e molleggia con la gamba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ritorno giù. E da qui vado con le ginocchia frontali. Ok? Apro, distendo lateralmente la gamba e ritorno. Quindi sono 4 tempi. 1. 2, 3 e 4, vai, vai e ritorna, 4, 5, senti l'attivazione degli abduttori, 6, 7, 8, 9, ultima volta, 10, ok, e da qui che cosa facciamo? Andiamo una volta a toccare con il ginocchio a terra, una volta con la punta a terra, vai, 1, cerco di mantenere il bacino fermo e lavoro solo con l'anca, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 e l'ultima volta 10. Da qui rilassa, rilassa un pochino la gamba in questo modo e poi piano piano alzati e andiamo di nuovo sulle ginocchia. Quindi facciamo questi tre esercizi per le nostre anche. Allora, mano destra dietro la nuca, apro bene le spalle, apro bene il bacino e distendo la gamba sinistra. Da qui scivolo e vado su con il gomito 1, veramente piccoli movimenti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le mani giù e distendi il braccio verso l'alto, allunga, apri bene le spalle, respira e da qui porta la mano giù a terra, ma l'altra mano sul fianco, mantenendo le spalle frontali e il bacino frontale, vado su e giù con la gamba sinistra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rimani su e distendi anche il braccio in alto e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 e 10, ritorno giù, ginocchia frontali, andiamo ad aprire, a distendere e ritorniamo in due tempi, 1, distendo e ritorno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo 10 e da qui vado a toccare con una volta il tappetino con il ginocchio, una volta con la punta senza ruotare il bacino. 2, 3, il tappetino, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultimo 10 e recupero, sciolgo un pochino, da qui andiamo ad attivare un pochino, andiamo a lavorare un pochino sugli adduttori, quindi mi porto in questa posizione, i gomiti a terra, la gamba destra diciamo che si distende leggermente ma rimane sempre un pochino piegata, la gamba sinistra invece vedete dov'è? Piede poggiato a terra, da qui allunghiamo il collo e guardiamo avanti, non vi accasciate sulle spalle e andiamo su e scendiamo mantenendo la punta verso l'esterno. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rimani a metà strada e da qui piega e stendi la gamba. 1, 2, 3, 4, 5, sempre punta all'esterno, 6, 7, 8, 9,
rimani con la gamba distesa, molleggia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e giù. Andiamo con l'altra gamba e vado 1, 2, 3, 4, 5, 6, punta all'esterno, 7, 8, 9, 10, rimani a metà e piega e stendi la gamba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, rimani e molleggia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Da qui scendi giù e andiamo con l'addome, mani dietro la nuca, da qui andiamo in crunch semplice, quindi salgo con le spalle, stacco quindi le spalle da terra, mento in alto e gomiti in apertura, tocco le ginocchia, ritorno con le mani dietro e crescendo. Sono quattro tempi, ma facciamo diventare il movimento fluido, ok? Via, 1, 2, 3, rilassa il collo e usa l'addome, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta, 10. Da qui porto le gambe a 90 gradi, porto le braccia, vedete, laterali, con i palmi verso l'alto, vado a toccare le caviglie, fronte verso le ginocchia e poi torno piano. 1, cerca di rilassare il collo il più possibile e attiva prima l'addome, prima di salire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e l'ultima volta 10. Da qui rimani con le gambe in questa posizione, mani dietro la nuca, sali con le spalle, rimani in postura e vai avanti con una gamba alla volta. 2, senza staccare la schiena da terra. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da qui attenzione, distendiamo le braccia, distendiamo le gambe e andiamo ad abbracciare le ginocchia, rimaniamo un secondo e poi distendiamo di nuovo e giù, 3 e giù, rimane a guardare l'ombelico sempre, 4 e giù, 5 e giù, 6, vai, 7, 8, 9
l'ultima volta. 10. Ok, recupera. E adesso andiamo ad allungarci. Quindi rilassiamoci completamente a terra e respiriamo. Andiamo a prendere tutte e due le ginocchia, rimaniamo in posizione di allungamento della zona lombare. Rilassa le spalle, giù il mento. Distendo le gambe in alto e tiro un pochino. Divaro con le gambe, spingo con le mani dall'interno all'esterno. Ritorno, da qui blocco la gamba destra, distendo la gamba sinistra, allungo bene l'anca e da qui distendo la gamba in alto, provo a salire con le mani verso la caviglia e distendo le braccia, vedete che sono completamente distese. E ritorno, scambio le gambe, prima il petto, poi distendo e poi mi allungo in alto. E di nuovo scambio, prima il petto, poi distendo, poi mi allungo. Ultima volta, vai. Da qui vado su in posizione seduta, mi stendo le gambe, porto le mani vicine ai glutei, con le, vedete le dita sono rivolte indietro, apro bene il petto, assumo una postura ottimale e poi mantenendo questa postura provo a salire e a scendere con le braccia senza cambiare la posizione della schiena. E da qui prendi un bel respiro e fletti avanti. Ritorno su, divari con le gambe, di nuovo le mani dietro per sedere e spingo bene il petto, respiro e da qui vado una volta a destra, ritorno e poi vado a sinistra, faccio questi movimenti da una parte all'altra passando per il centro, vai. Vai, ancora 4, ancora 3, ancora 2 e l'ultima volta e da qui vado ad incrociare e cambio, mi allungo ogni volta in avanti, vai 4, 3, 2, e l'ultima volta 1 e qua appoggio le mani a terra, cammino e mi rilasso.
e ritorno su, da qui poggio le ginocchia, poggio il carico sui piedi e con calma rotolo la schiena, ritorno in alto, prendo un bel respiro e giù. Grazie a tutti per aver partecipato, noi ci vediamo domani mattina alle ore 8 con stretching e domani è il 24, quindi non ci rivediamo, ci rivediamo direttamente lunedì, per cui vi auguro un buon Natale, vi faccio i miei auguri di buon Natale a questo punto. E io non posso fare lezione anche perché, a parte che la vigilia, quindi credo siate tutti impegnati, ma anche perché parto per andare a casa, quindi il viaggio è abbastanza lungo e sicuramente ci sarà anche traffico, per cui purtroppo domani non posso fare lezione. E quindi ci vediamo direttamente lunedì, ok? O il martedì, perché il 26 è lunedì, mi pare, quindi è Santo Stefano, è rosso. Vabbè, io vi mando il calendario per la prossima settimana, vedo un attimo, perché se non ho grossi impegni posso anche possiamo anche lavorare lunedì tranquillamente. E niente, buon Natale a tutti e grazie ancora.